Tutta la nostra vita e tutta la realtà, quella che noi chiamiamo realtà, da le nostre azioni, le situazioni in cui ci troviamo, le nostre parole, i nostri pensieri, il mondo che vediamo in tutta la sua varietà di forme, gli altri, tutto quanto. Quello che noi normalmente chiamiamo realtà, sia nostra interna sia esterna, per noi esiste soltanto nell'esperienza, come esperienza. Non esiste un solo oggetto, un solo suono, una sola cosa che possa esistere per noi se non appare nella nostra esperienza. Dalle stelle o le galassie più lontane che possiamo scorgere quando alziamo lo sguardo verso il firmamento in una notte estiva, fino all'ultimo pomodoro mezzo marcio che si trova in fondo al cassetto delle verdure del nostro frigorifero, tutto questo è realtà per noi perché appare nell'esperienza. E allora vi siete mai chiesti che cos'è l'esperienza? Non questa o quella esperienza, l'esperienza di guardare il cielo stellato, l'esperienza del pomodoro in fondo al frigorifero, ma che cos'è l'esperienza? Nel senso di come funziona, come è fatta, qual è la sua struttura di fondo. Perché capite che sembra una domanda molto teorica, ma ne va di noi, ne va di tutta la nostra vita, perché è solo come esperienza che la nostra vita si dispiega. Qual è la natura dell'esperienza? La natura profonda, come è fatta? Ma intanto possiamo partire dalla etimologia della parola. Esperienza viene dal latino experior. Ex è un prefisso che in questo caso sembra che abbia un valore intensivo, intensifica il significato del verbo. Il verbo perior del latino corrisponde in greco al verbo peirao, che vuol dire provare, tentare, che è un parallelo di un altro verbo greco che è peiro o perao, che vuol dire penetro, e viene dalla radice indoeuropea, antica radice indoeuropea, par, è questa che ci interessa perché vuol dire muoversi attraverso, cioè muoversi continuamente da un punto all'altro. Trapassare da un punto all'altro, passare attraverso. E questo ci dà un primo segno di che cos'è l'esperienza, di qual è una sua fondamentale caratteristica, che è quella di trascorrere continuamente da una esperienza specifica all'altra. È come un flusso, uno scorrere di esperienze che si passa dall'una all'altra, tutte diverse, ma che hanno in comune questo filo di passare attraverso, che poi spesso possiamo anche chiamarlo coscienza, solo che la parola coscienza spesso genera l'idea di qualcosa di fermo, no? Ma in realtà poi è un trapassare da esperienza a esperienza. Ma per andare più nel dettaglio e cercare di capire la natura profonda dell'esperienza, prendiamo un esempio semplice. L'esperienza di un albero, per esempio. Ecco, l'esperienza di un albero. Come la possiamo descrivere intanto? Beh, il modo più diretto, più semplice è dire che
un albero appare nell'esperienza o come esperienza. L'esperienza di un albero la possiamo descrivere come l'apparire di un albero. Solo che come è fatto questo apparire? Come è vissuto da me questo apparire? E qui allora dobbiamo usare un'altra frase più precisa per come si presenta a noi l'esperienza nella sua globalità, e cioè una frase che dice su per giù: io vedo, io osservo un albero. E nel dire questo, ecco che compare una cosa importante nell'esperienza, cioè un gap, una distanza, uno spazio mentale fra un osservatore e un osservato. Io, l'osservatore, osservo un albero, l'osservato. E quindi c'è un gap fra l'uno e l'altro. Uno è l'osservatore, l'altro è l'osservato. Uno è il soggetto, l'altro è l'oggetto. Ora, questa idea, adesso io ho usato la parola osservo, che è presa dalla percezione visiva, ma l'esempio che ho fatto è un esempio visivo. Ma quando io dico osservo, quando io parlo nell'esperienza di osservatore osservato, seguitemi bene, non sto parlando solo del vedere, sto parlando di tutto. Cioè c'è sempre un osservatore o un soggetto e un osservato, un oggetto, in qualsiasi percezione. Quindi quando io dico osservare, intendo percepire, perché c'è per esempio un uditore del suono e un suono. Uno che odora è un odore, uno che assapora è un sapore, uno che pensa è un pensiero. Quindi abbiamo sempre, qualsiasi sia l'esperienza, non solo in quelle visive, ovviamente, questa distanza, questo spazio che si forma, questo varco che si forma fra uno che chiamiamo osservatore e un altro che chiamiamo osservato. Ora, questo gap in cui si struttura l'esperienza, perché quando io vedo un albero è già lì questo gap, è importante perché riguarda anche un gap di identità. Cioè, la mia identità, il mio sé, il mio io, è soltanto l'osservatore, non è l'osservato. Io non sono l'albero che vedo. Io sono colui che vede l'albero. Ecco il gap. Questo gap è un gap di identità. L'identità mia si limita all'osservatore e non all'osservato. Qui ci potrebbe essere una introdotta da una ulteriore complicazione, perché uno potrebbe dire sì, ma insomma, per esempio, per usare questo esempio dell'albero, io in realtà non vedo l'albero là fuori. Io vedo l'immagine interna di quell'albero. Quindi, cioè, l'albero là fuori porta delle immagini dentro di me che si riflette all'interno della mente, si forma l'immagine di quell'albero e io vedo quella, non vedo l'albero là fuori. Ma se uno anche introduce questa complicazione, non cambia molto quello che stiamo dicendo sulla struttura fondamentale dell'esperienza, cioè che si struttura in un gap fra un soggetto osservante e un oggetto osservato, perché anche l'immagine interna dell'albero, se io la vedo di fronte a me, non sono io.
Provate adesso, non c'è, immagino, nessun albero adesso in questo momento davanti ai vostri occhi. Se voi fate un esperimento molto semplice, chiudete un attimo gli occhi e evocate, visualizzate l'immagine interna di un albero. Questa immagine interna di un albero vi compare di fronte a voi che la state osservando. C'è uno spazio fra voi che osservate e questa immagine. Quindi questa gap si forma continuamente nella strutturazione stessa dell'esperienza. E allora, mentre l'idea che ci sia un albero esterno che poi si riflette all'interno e diventa l'immagine di un albero, questa non è un'esperienza, è un pensiero. Facciamo esperienza di questo pensiero. E spesso l'idea che esista un albero là fuori non è altro che una trasposizione di quella prima distanza che c'è fra me e l'immagine interna. Siccome fra me e l'immagine interna c'è una distanza, questa distanza poi da alcuni modi di concepire la realtà viene spostata ancora di più come un albero all'esterno da cui sono separato da uno spazio reale. Mentre la separazione che provo con l'immagine dell'albero interna è uno spazio mentale, ma è sempre un gap fra il soggetto osservante e l'oggetto osservato. E dunque, siccome queste sono costruzioni del pensiero che interpretano la realtà come che esiste una realtà esterna o che non c'è ed è tutto interno alla coscienza, questo dipende dalla posizione filosofica che ognuno vuole assumere, ma non cambia come funziona questa esperienza. Quindi, per ora, mettiamo da parte questi aspetti e atteniamoci al fatto che quando dico albero intendo comunque l'oggetto rispetto al soggetto, l'osservato rispetto all'osservatore. Quindi, noi abbiamo che per fare esperienza di qualcosa si deve creare una frattura, un gap, una distanza fra un osservatore e un osservato. E questa distanza, questo gap, genera una negazione incrociata di identità. Nel senso che io osservo l'albero e dunque se io sono quello che osserva, io non sono l'albero, non lo vivo come me l'albero. E quindi la mia identità è quella di quello che osserva. Nello stesso tempo, l'albero è la negazione di me, è il non io della mia identità. E nello stesso tempo, ovviamente, l'albero avrà una sua identità come oggetto che viene negata da me, perché l'albero non è me. Ora, questo è come noi viviamo l'esperienza, perché ci sia l'esperienza, ci deve essere questo modo di strutturarsi. Nello stesso tempo, però, c'è un fatto, cioè che osserviamo che la natura dell'esperienza è tale per cui sia l'osservatore che l'osservato, sia il soggetto che l'oggetto, nell'esperienza compaiono sempre insieme. Non si dà mai l'esperienza di un solo soggetto senza un oggetto, di un solo osservatore senza un osservato, né si dà mai un'esperienza di un solo osservato senza un osservatore. Nell'esperienza stanno sempre insieme. Allora, quando due cose compaiono sempre insieme, non sono due cose. Se volete, sono le due facce di una stessa medaglia, o come dico a volte prendendolo da Alan Watts, sono come la testa e la coda di un gatto. Non è che esistono due entità separate, sono il gatto nella sua completezza. E
E quindi se il soggetto e l'oggetto sono sempre presenti quando appare l'esperienza, vuol dire che sono due aspetti di un'unità originaria che è a monte dell'esperienza. C'è un'unità originaria che lega indissolubilmente questo soggetto e questo oggetto. Nell'esperienza, la mia identità è soltanto metà, è il soggetto, e non sono l'oggetto, e viceversa. Ma di fatto, in questa originaria identità, la mia identità è tutte e due. O nessuno dei due, visto che. E quindi questa inseparabilità di soggetto e oggetto ci dice che l'esperienza si struttura necessariamente come un gap di polarità opposte, osservatore osservato, io altro, ma che a monte dell'esperienza c'è una unica identità. Ora, il punto è che questa unica identità è a monte dell'esperienza, come ho detto, cioè non è nell'esperienza. È l'esperienza che diventa l'esperienza, ma quando diventa l'esperienza, ciò che appare come esperienza è la separazione fra soggetto e oggetto, capite? Ora, tutto questo, ripeto, ha un sapore molto teorico, mi rendo conto. Però se lo traduciamo in termini esistenziali, qui ci troviamo di fronte al problema fondamentale in cui, che noi tutti viviamo sulla nostra pelle, cioè la distanza, la separazione fra me e l'altro da me, che sia l'albero, che sia il mio partner, che sia il mio nemico, che sia il mio amico, che sia una situazione, no? Ma è sempre qualcosa che io non sono. E questo genera il conflitto, naturalmente. Genera un'infinità di conflitti, di lotte. E genera questa riduzione di identità rispetto a quella originaria, per cui io mi ritrovo ad essere soltanto metà dell'esperienza come identità, mi fa sentire ovviamente limitato. O con un senso di mancanza, di incompletezza, e quindi che io tento costantemente di superare e di colmare, cercando di unirmi all'oggetto per ristabilire l'unità originaria. Quando amiamo qualcuno, vorremmo essere tutt'uno con quel qualcuno, ma ci riusciamo veramente? Quello è l'altro. Io posso sentirmi vicino all'altro che amo, posso desiderare di essere più vicino possibile all'altro, ma non posso mai essere l'altro, capite? Perché il fatto stesso che io lo sto percependo è strutturato su una differenza che è una contrapposizione, c'è cioè una distanza fra me e l'altro. E quindi noi siamo in questo continuo tentativo di recuperare questa unità originaria, fondendoci con l'altro, ma senza mai riuscirci. Da questo punto di vista, una metafora utile per capire tutto questo è quella del simbolo, che tra l'altro appunto è stato indicato proprio da Sini, da Carlo Sini, quel filosofo, in un suo lavoro filosofico molto impegnativo sull'argomento simile a questo che stiamo trattando noi dell'esperienza e che ha dei punti anche di convergenza, no, non completa naturalmente, ma con quello che stiamo dicendo. Il simbolo. Voi sapete che la parola simbolo viene dal greco symballo. Syn vuol dire con. Insieme. Simballo vuol dire mettere insieme, unire insieme. E il suo opposto è diaballo, che vuol dire scindere, dividere. Da cui diaballo viene la parola diavolo, diabolico.
perché ovviamente mentre il simballo, il mettere insieme genera unità, il diaballo genera frammentazione e per litigare, per avere conflitto, per avere, bisogna essere almeno in due, no? Quindi abbiamo simballo un'indicazione di mettere insieme, però la parola simbolo nella antica Grecia si riferiva, come molti già sapranno, a un oggetto particolare, un pezzo di coccio, di terracotta, eccetera. Quando immaginate immaginiamo, diciamolo in termini moderni, due agenti segreti che non si conoscono, che non si sono mai visti, e si devono incontrare da qualche parte perché uno deve dare delle informazioni segrete all'altro, però non si conoscono. E naturalmente questo facilita il fatto che i nemici potrebbero far spacciare uno di loro per la persona che l'agente deve incontrare. E allora, diciamo, quello che viene fatto è che si prende un pezzo di coccio, si spezza in due parti e vengono consegnate a distanza, ovviamente, all'uno e all'altro agente le due metà. L'orlo è molto irregolare, ogni volta che spezzi un pezzo di coccio viene una cosa diversa, per cui nel momento in cui le due persone si incontrano, tirano fuori le due metà, le fanno combaciare e se combaciano, allora vuol dire che la persona che hai di fronte era quello che dovevi incontrare, non era un impostore. Questo vale per gli agenti segreti, ma vale anche per esempio, i confratelli di una setta segreta, eccetera, eccetera. Quindi il simbolo non era l'unità. La parola simbolo andava a indicare metà di questa unità, la metà che uno ha e che deve essere ricongiunta con l'altra metà per comporre l'unità. Ecco, e noi ci troviamo in una situazione simile da un certo punto di vista, no? Ci troviamo nel momento che facciamo esperienza delle cose, della realtà, ci troviamo ad avere metà di questo coccio, quella del soggetto che osserva, e cerchiamo l'altra metà nell'oggetto, sperando di riuscire a congiungerli per ricostituire un'unità che sentiamo perduta. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che lo stesso orlo irregolare dei confini della nostra identità come del nostro pezzo di coccio, della nostra identità come soggetto, quella stessa irregolarità suggerisce che c'è un'altra metà e quindi suggerisce l'oggetto. E suggerisce l'oggetto come parte di un'unità originaria che si spezzò in due. E quindi riunire i due pezzi sarebbe come eliminare quella fessura, eliminare quel gap, quella distanza e riuscire a ricostituire l'originaria unità. Ecco, però. Però il punto è che non è possibile per me, come soggetto osservante, ricostituire nell'esperienza quell'unità originaria. Perché l'unità originaria, come abbiamo detto, non è nell'esperienza. Se volete, è l'esperienza che si manifesta nell'ambito di quella unità e si manifesta come una frattura e un soggetto che percepisce un oggetto. Una volta che è avvenuta questa frattura e in cui c'è un soggetto che percepisce un oggetto e io mi trovo con questa metà, io dico, ah, voglio trovare l'altra metà, metterle insieme così ricostituisco l'unità, ma lo sto facendo come metà. E quello che faccio per riunire l'oggetto manterrà sempre l'oggetto come altro da me.
come altro dalla mia identità, capite? E qui questa questa è la, diciamo, la situazione esistenziale frustrante in cui si trovano coloro che magari più consapevolmente capiscono che quello che noi cerchiamo è questo, che tutti cercano questo, magari nei loro desideri di ricchezza, di potere o di amicizia, o di... tutti cercano questa unità, di ristabilire questa unità e ristabilire questa unità fra me e il mondo, fra me e l'altro, ma siccome è questa metà che percepisce l'altra metà, e l'esperienza si struttura in questo modo, come fai ad avere esperienza di qualcosa che non è nell'esperienza, che è a monte dell'esperienza e da cui deriva l'esperienza? Molti ci hanno provato, per esempio con la filosofia o con la mistica o con la religione, no? Creando l'idea di non dualità, l'idea di unità, l'idea di assoluto, l'idea di Dio che comprende tutto. Ma questi sono concetti che anch'essi si presentano come nostra esperienza e io sono colui che osserva, che crea i concetti, ma i concetti mi stanno sempre di fronte, capite? Continuano a confermare questo gap fra soggetto e oggetto. Avere concetti di unità non possono in realtà realizzare quest'unità perché avvengono quando è già stata fratturata e sulla base di quella frattura che vengono creati dei concetti. Dunque, come fanno dei concetti che nascono proprio per questa frattura e sono all'interno di questa frattura come oggetti pensati, osservati, a riportarmi all'unità? Altri hanno tentato di avere un'esperienza di questa unità, per esempio attraverso la meditazione, eliminando, per esempio, in molti casi di meditazione, tutti gli oggetti. Allora, si ottiene uno stato di profonda quiete in cui piano piano la mente si quiete, il corpo si quiete, la mente si svuota di tutti i concetti, la mente si svuota di tutti gli oggetti, di tutti i suoi contenuti e rimane il vuoto. E allora lì si pensa di aver ottenuto la propria un'esperienza dell'unità. Ma non è così. Quando io realizzo nella mente l'assenza di ogni contenuto, io percepisco l'assenza di ogni contenuto come soggetto osservante. L'oggetto che io osservo, in quel caso, non sono dei contenuti, ma è la loro assenza. Ma è sempre un oggetto rispetto a me che lo sto percependo. Perché, ripeto, questa unità non si può percepire, non è nell'esperienza, perché l'esperienza è... ha già messo da parte un soggetto che guarda un oggetto. Ecco. Quindi, come se ne viene fuori, perché noi cerchiamo sempre questa completezza, e la completezza si ha soltanto quando c'è quella unità originaria che abbiamo perso nel momento stesso in cui stiamo facendo esperienza, no? Allora, a questo punto possiamo introdurre un'altra metafora che ci aiuta di più rispetto a quella del simbolo. Immaginate che dovete prendere una decisione importante e non sapete che cosa scegliere. Che ne so, un investimento economico di una certa
che riguarda un rischio per voi, insomma, mettere denaro, soldi in una impresa, insomma, se ne vale la pena o no. Allora, prendete un foglio di carta, tirate una linea verticale in mezzo e scrivete in alto a sinistra pro, in alto a destra contro, e poi fate tutto un elenco. A sinistra di tutti gli elementi positivi di quella scelta e a destra un elenco di tutti gli elementi negativi. E dopodiché prendete una decisione, no? Ecco, noi in questo modo abbiamo, tirando quella riga e dividendo il foglio in una parte destra e in una sinistra, creato una dualità, come quella che nella nostra esperienza si viene a creare fra soggetto e oggetto, fra osservatore e osservato. Abbiamo diviso quel foglio in due opposti, perché la destra non è sinistra e la sinistra non è destra, perché i pro non sono contro e perché i contro non sono pro. Quindi ci troviamo, questo tirare la riga è quella, diciamo, dal punto di vista metaforico, è la creazione di quel gap che fa sì che poi si manifesti l'esperienza come un soggetto, un osservatore e un osservato. E l'osservatore non è l'osservato, l'osservato non è l'osservatore. E dunque l'unità originaria è perduta? Sarebbe perduta se noi avessimo tagliato con le forbici quel foglio in due strisce lungo la linea centrale. Se noi avessimo tagliato quel foglio, avremmo rotto quell'unità e poi dopo diventa difficile riappiccicare insieme i due fogli. Ma noi non l'abbiamo rotti, abbiamo soltanto sopra il foglio generato questi opposti. E questi opposti, la linea, il pro, il contro, la destra e la sinistra, si possono creare soltanto se il foglio resta integro, capite? E quindi è fuori di metafora, questo significa che noi non è che come nei due pezzi di quell'unità spezzata del simbolo dobbiamo metterli insieme e cercare di ricostituire un'unità perduta, perché l'unità originaria non è mai stata perduta, anzi è la condizione senza cui non potrebbe manifestarsi quella divisione, quella fessura che porta alla polarità di soggetto e oggetto. Come si fa a ricostituire un'unità quando quest'unità non è mai scomparsa veramente? È chiaro che diventa un fenomeno di autoillusione, no? Proprio perché il foglio resta integro è possibile tirare la linea che crea questi opposti. Ecco, quindi se uno tenta di raggiungere quella unità perduta, uno si muove sempre nella esperienza che esiste già a partire da quella frattura. E quindi nell'ambito di questa opposizione fra osservatore e osservato, fra me che devo recuperare l'altra metà per fare l'unità, in questa logica, non è possibile ritrovare quell'uno, ma solo un concetto o un'idea di quell'uno. Il punto è che poi noi consideriamo questa unità originaria come qualcosa di precedente a tutta la definizione degli opposti. L'esperienza, questo è un altro aspetto della sua natura, è sempre esperienza di qualcosa, cioè di una forma definita, definita, perché nel senso che una forma
per poter essere percepita, deve essere definita. E definita vuol dire limitata, nel senso che non è tutte le altre forme. Io posso avere esperienza di un carciofo perché il carciofo non è la stessa cosa della mela, dell'albero o dell'automobile, ovviamente. E quindi l'esperienza ha bisogno di limitarsi come oggetto a una forma definita. Definita, finita, limitata rispetto all'infinito. E nello stesso tempo, io come osservatore, l'altra metà dell'esperienza, quella dall'altra parte del gap, devo osservare la forma definita da una posizione definita dal punto di vista anche solo spaziale, no? Cioè, noi non possiamo vedere una cosa contemporaneamente da tutti i punti di vista. Per poterla percepire ci vuole un punto di vista solo, quindi anche quello limitato. Ed ecco allora che è lì che noi ci sentiamo imprigionati, limitati, perché da un punto di vista definito possiamo avere esperienza solo di una forma definita che non è tutto il resto. E se non è tutto il resto, non è il tutto. E se non è il tutto, non ci darà mai quel senso di completezza, noi pensiamo, che soltanto l'infinito o il tutto ci può dare. Ma come fai ad avere esperienza del tutto se non ha forma? È chiaro che non puoi. L'infinito non può essere percepito, dunque non può far parte dell'esperienza. E neanche il tutto, perché l'esperienza è limitata di volta in volta una forma, però è anche quel trapassare da forma in forma di cui abbiamo detto quando parlavamo dell'etimologia. Però ogni esperienza definita, nel momento in cui avviene, viene da quell'unità originaria che è il tutto. Capite? Che non esiste a parte. Non c'è un tutto a parte che tira fuori da sé un pezzo e dice, ecco, questa è l'esperienza definita. Non è così. Perché quando noi facciamo esperienza di una forma definita, di un carciofo, in quel momento quel carciofo è l'unica cosa che c'è. Non c'è una mela, non c'è un'automobile, c'è un carciofo. E dunque, se è l'unica cosa che c'è, è l'unica realtà che nell'esperienza si manifesta, quella è anche il tutto, capite? È il tutto che appare come carciofo. Poi dopo è il tutto che appare come passeggiata, il tutto che appare come la persona che incontriamo. Cioè la contrapposizione fra una forma finita e limitata e l'illimitato genera anche lì un gap che è solo concettuale, perché lo pensiamo nei termini di come funziona l'esperienza, e cioè da un lato c'è la forma piccola, finita, che è una parte di una cosa infinita che si contrappone quindi a quella parte. Ma quando appare la parte, cioè quando c'è l'esperienza di adesso, c'è solo questa, non c'è altro. E dunque è il tutto. Questo non è un concetto razionale. E molti lo sottolineano, per esempio Dogen Zenji, un famoso esponente che ha fondato lo Zen Soto, eccetera, spesso insisteva su questo elemento, che lui non lo diceva così, ma che proprio quell'unica esperienza momentanea che in questo momento sta avvenendo è anche il tutto. Ecco, e quindi osservando un albero, per esempio, può succedere che noi osserviamo un albero, quindi c'è un soggetto che percepisce un oggetto e noi andiamo subito all'oggetto. E in questo modo
È come se saltiamo il gap, saltiamo quel varco. Quel varco non lo notiamo. Notiamo che la mia identità non è quella dell'oggetto, che io non sono l'albero. Cioè, notiamo quello che quella distanza mentale ha già creato, quella distanza, no? Cioè, io vivo che non sono l'albero, dunque vivo questa distanza. Quello che può succedere è che invece di avere a fuoco il soggetto e l'oggetto, tutti questi aspetti, come ciò che viene risucchiato da un buco nero, venga a collassare proprio in quel gap, proprio in quel varco, proprio in quella frattura. Che tutto collassi dentro quella frattura fra soggetto e oggetto. E che tutto quindi venga dimenticato in quel momento di totale presenza ed esperienza. Tutto venga dimenticato, il nome albero, il mio nome, persino il pensiero sto guardando un albero. Tutto è dimenticato e allora questa esperienza diventa qualcosa di molto particolare, diventa una totale partecipazione a questa esperienza e che diventa come un precipitare nel varco che si era creato, fino a che sparisce tutto, anche il varco. Come la vogliamo chiamare, indefinita presenza-assenza, in cui forse quello che resta dopo è il sapore di una grande meraviglia. E questo è possibile quando avviene una partecipazione a qualsiasi esperienza semplice e limitata che di momento in momento avviene. Adesso. Una partecipazione che non dipende neanche da noi, perché l'esperienza accade, che ci piaccia o no. E nel taoismo a volte si parla di queste cose in modo semplice, anche se ecco, per esempio, negli insegnamenti sconosciuti di Lao Tse, gli insegnamenti orali di Lao Tse, quindi non è il Lao Tse, il famoso libro, sono una raccolta di insegnamenti attribuiti a lui, a un certo punto si dice questo. Ci sono due tipi di sapienza. La prima è la sapienza mondana, che è una comprensione concettuale della propria esperienza, delle proprie esperienze. E poiché però viene dopo gli eventi stessi, li segue, necessariamente impedisce una comprensione diretta della verità. Il secondo tipo, la sapienza integrale, implica una diretta partecipazione ad ogni momento. L'osservatore e l'osservato si dissolvono alla luce di una pura consapevolezza e nessun concetto né atteggiamento mentale rimane per offuscare quella luce. Ancora, il Tao genera tutte le forme e tuttavia non ha una sua propria forma. Se cerchi di immaginare, di creartene un'immagine del Tao, un'immagine mentale, lo perdi. È come trafiggere con uno spillo una farfalla. Il corpo è catturato, ma il volo
perso. E allora perché non accontentarsi di farne semplicemente esperienza? E con questa domanda concludo la mia parte e vi lascio la parola, dubbi, domande, osservazioni, quello che volete. Ciao, ciao Mauro. Ciao cari, che Ciao. piacere vedervi. Intanto, anche noi. È un grande gioia, vedi, poco prima di Natale vi incontro tutti e due. Un grande piacere, sì. Abbiamo sempre un sacco di riflessioni che facciamo insieme, che poi ci scambiamo in riferimento a quello che potrebbe essere il punto di vista dello studio o della pratica, non saprei come dire, della prospettiva della non dualità. E quindi proprio cade proprio molto a proposito di quello di cui hai trattato tu molto, molto profondamente. E quindi ci chiedevamo se l'essere nella prospettiva non duale possa anche essere inteso come consapevolezza profonda di come non sia assoluta quella dimensione che ci viene dall'azione congiunta dei sensi e della mente e che si basa sulla polarità di piacevole, spiacevole, bello o brutto, eccetera. Di come quindi la comprensione profonda, della relatività di questi dati che ci fornisce la nostra percezione duale, non sia proprio il fattore che poi ci può generare in noi l'aspirazione ad andare oltre, a trascenderla e quindi, in altri termini, a far cadere quei filtri mentali che siamo soliti rapportarci, no, siamo soliti frapporre nel rapportarci al reale e quindi andare, diciamo, poter ghermire quel non mentale che è molto più vicino alla dimensione del reale in quanto non duale, appunto. Non so se mi Allora, sono sì, espresso. no, prego, di. Spero di essermi espresso sufficientemente, in maniera sufficientemente chiara. Sì, Penso che il non dualismo sia anche questo, no? diciamo che più in generale che non dualità è una parola per indicare quella che può essere la natura profonda della realtà, che non ha separazioni. Non dualismo è una serie di concetti e pensieri. Quindi, come tutti i concetti e i pensieri che riguardano quella unità originaria che è a monte dell'esperienza, sono dei concetti che si trovano nell'esperienza e quindi sono dualisti pure quelli, ovviamente. Dualisti nel senso che io come soggetto, che mi vivo come un'identità limitata a metà dell'esperienza che faccio, io sono la metà che osserva e non ciò che ho osservato, mi trovo a osservare fra i vari osservati anche tutti i concetti che riguardano il non dualismo e che parlano di un'unità. Ma non possono darmi l'esperienza di questa unità, perché non esiste un'esperienza dell'unità come unità. Esiste, se volete, l'esperienza dell'unità attraverso l'esperienza delle forme definite e singole. E allora, se tu la vedi in questo modo, quello che succede è che non esiste più il vero o il falso. Vi Nel è quindi il senso, reale e il non reale, giusto? esatto, cioè il vero e il falso possono apparire sul foglio. Io in un altro discorso tempo fa facevo l'esempio, io posso scrivere su un foglio 2 più 2 uguale a 4 oppure 2 più 2 uguale a 7.
uno è vero, l'altro è falso, ma relativamente all'aritmetica. Ma il foglio può ospitare sia il vero che il falso come veri, nel senso come reali, perché appaiono. 2 più 2 è uguale 7. È falso dal punto di vista della logica dell'aritmetica. Ma se per vero intendiamo qualcosa che esiste, c'è 2 più 2 uguale 7, lo sto dicendo, in quel senso non è falso. In quel senso tutto quello che compare è vero. Il fatto che noi, per esempio, studiando come funzionano, tu hai accennato alle percezioni, no? E al fatto che le percezioni sono tutte in qualche modo costruite dalla mente, no? Cioè, non è che là fuori ci sta il verde o il rosso o la mela o quello che sia, no? Sono costruzioni che vengono fatte. Per esempio, alcuni dicono là fuori ci stanno le onde elettromagnetiche della luce, che chiamiamo luce. E queste onde elettromagnetiche sono onde elettromagnetiche, non sono colorate. Quando attraverso l'occhio entrano nel cervello, eccetera, eccetera, a un certo punto appare un albero verde, marrone, appaiono dei colori. Quindi, rispetto a quello che c'è là fuori, la nostra percezione visiva è falsa, è illusoria. No? Questo tu accennavi a questi Sì, aspetti. anche questo. Ora, il punto è che quello che c'è là fuori, se io lo descrivo come onde elettromagnetiche, è falso pure quello, perché anche quelle sono una serie di concetti e di numeri e di concetti matematici che cercano di descrivere quello che c'è. Ma che cos'è onda? Che cos'è frequenza? Sono descrizioni che fa la mente di quel qualcosa che non si sa che cos'è. E più vai verso la fisica subatomica e meno puoi descrivere in termini concettuali quello che c'è. Quando ti dicono che una cosa è nello stesso tempo onda e particella, come te la rappresenti mentalmente una cosa così? E allora non è né onda né particella, ma mettendo insieme queste due idee possiamo calcolare con una migliore capacità di prevedere come si comporta un sistema quantistico. Però che cos'è? Che c'è realmente? Anche l'idea di sistema quantistico è costruita. Allora, il fatto quindi che tutto sia costruito può portare, soprattutto per chi appunto ci pensa un po' e cerca di raggiungere quella famosa unità originaria, può portare a pensare che tutto questo è un'illusione. E come dici tu, come punto di partenza, tutto questo si manifesta nel percorso nella storia personale di qualcuno come una prima domanda che poi porta a esplorare, no? Cioè, dici, cavolo, ma tutto questo è costruito, allora, no? E questa domanda apre. Quindi capisco quello che tu dici, Scusami se ti però. interrompo, scusami, io a questo proposito, ad esempio, mi sono sempre chiesto, ma noi il mondo lo vediamo in un determinato modo, ma possiamo presumere che la mosca e l'elefante non lo vedano come noi, lo vedranno sicuramente in un modo lo percepiranno in un modo diverso, quindi alla fine quale tra queste tante percezioni sarà reale? No, no, non è Sembra che. una domanda stupida, no? Forse lo è, però io mi sono sempre posto. No, non è stupida per niente, a parte che non è che lo possiamo presupporre. Addirittura oggi gli scienziati riescono su per giù a darti delle immagini fatte col computer di come, per esempio, una mosca può vedere la stessa cosa che vediamo noi. Per esempio, le api vedono i raggi cosmici, i raggi ultravioletti, eccetera. E quindi immaginati se noi vedessimo i raggi ultravioletti, che tipo di visione avremmo da LSD, no? Ecco. Allora, il punto qual è? Che se io mi fermo soltanto all'idea che allora è tutto illusorio, che cosa c'è sottinteso all'idea? Qual è l'opposto dell'idea di illusione?
Che cosa si contrappone a illusorio? Reale. Reale. Reale, no? Allora, se io penso che è tutto illusorio, sto già costruendo l'idea che c'è un reale e quindi le forme che io vedo, perché, come dicevo, tutte le esperienze, tutte le percezioni si basano su una forma definita, no? E quindi nel momento in cui io vedo delle forme definite, e mi dico, ma qui è tutto costruito, sono tutte illusioni, rispetto a che? Rispetto alla realtà che c'è là fuori, che invece ha una forma diversa. Quindi io devo riuscire a scoprire, tagliando via tutte le forme illusorie con cui io costruisco, perché sono illusorie, perché invece ciò presuppone che ci sia una forma della realtà che è quella vera e che io ancora non vedo. Ecco, il punto è che la realtà non ha forma. Non ha una forma alternativa a quelle che costruisce la mente. È la nostra mente che crea queste forme. La realtà infinita, insondabile, non ha forme. E appare, o perlomeno ce ne ha, sono quelle infinite forme che noi chiamiamo illusorie e che da questo punto di vista non sono affatto illusori. Sono l'unico modo in cui una realtà infinita può apparire, cioè attraverso infinite forme che si escludono l'una all'altra, ma che sono tutte una manifestazione di ciò che non ha forma. Invece molti si illudono di poter fare un percorso filosofico, meditativo, sapienziale, in cui contrapponendosi alle forme illusorie scopriranno qual è la vera forma della realtà. E che non ci riusciranno mai, perché la vera realtà non ha forma e non sono io che posso percepire l'infinito. Se Sì. vuoi, è l'infinito che percepisce se stesso attraverso me e attraverso le sue forme infinite. E quindi alla fine il segreto è essere in quello che è, in Sì, il segreto questo è che momento. già si è come si è. Sì, appunto. Essere fa pensare che uno deve fare qualcosa, No, no? cioè Passa per passa. dimorare Essere quello che il momento. si è, passa attraverso a volte rendersi conto che io non posso fare assolutamente niente se non questo essere. Appunto. È questo. Grazie. Grazie a voi che mi ha Grazie. fatto molto piacere rivedervi. Speriamo Veramente prima o poi tantissimo. che si Tantissimo. possa rincontrare. Presto, grazie. Ciao. Ciao. Noi stiamo qua. Sì. Io vengo quando posso, però ancora non è possibile, purtroppo. No, dico, siamo qua adesso, rimaniamo. Non vogliamo togliere spazio ad altre domande. No, no, certo. Grazie, arrivederci. Un abbraccio. Si è prenotato Marco. Sì, buonasera a tutti, buonasera Mauro. Buonasera. Buonasera. Questo è il mio primo satsang live, diciamo, ho seguito con grande piacere tutti quelli caricati su YouTube e mi sono iscritto questa sera. Ti volevo fare questa domanda, vorrei farti questa domanda che deriva dalla lettura che da questi mesi sto coltivando rispetto a Nisargadatta. Io sono quello. E il concetto, diciamo questa raccomandazione, potremmo dire, di Nisargadatta che a molti visitatori dà del stai nell'io sono. Ecco, questo stare nell'io sono mi sento che non riesco a metterlo a fuoco fino in fondo. Cioè, che cos'è questo stare nell'io sono? E il problema è sia sull'io sono, devo dire che seguendo appunto gli altri satsang, credo che tu mi abbia aiutato a dipanare un po' questo concetto del percepire il senso dell'esistenza, no? Che viene prima di tutto. Però questa è la possibilità o l'azione dello stare nell'io sono che raccomanda Nisargadatta, mi sento che mi sfugge. Cioè, che cos'è questo stare? È una pratica?
È un modo di sentire, di relazionarsi alla realtà? Ha a che fare con la quotidianità o ha a che fare con un momento in cui ci isoliamo da tutto il via vai della quotidianità? E poi l'altra cosa che mi incuriosiva, sempre legato a questo, è appunto il fatto che Nisargadatta dia una raccomandazione, che mi sembra che vada in realtà molto in contrasto con quello che ad esempio l'idea che lui stesso a volte dà o che tu spesso, mi verrebbe a dire quasi sempre, ti ho sentito dire del in realtà non c'è nulla che da fare, no? Quindi mi sembra ci sia quasi questo, ecco, questa contrapposizione tra il fatto che lui dia quasi un bisogno di un fare, che poi a sua volta però, come tu spieghi bene, produce una divisione, no? Tra io che devo fare qualcosa per raggiungere, ma in realtà sono già. Ecco, in questo senso ricordo forse uno dei tuoi interventi in cui forse hai spiegato che lui stesso è a volte un po' contraddittorio perché a seconda di chi ha davanti cerca di, come dire, di dare l'indicazione più utile, tra virgolette, però ecco, questa cosa lui vedo che spessissimo c'è, cioè l'indicazione dello stare con l'io sono. E quindi volevo chiederti se potevi aiutarmi a dipanare un po' questa cosa. Ti ringrazio. Allora, intanto devo umilmente premettere che io non sono un interprete di Nisargadatta, nel senso che probabilmente se cominciassi a interpretare quello che dice Nisargadatta e lui fosse presente, si incavolerebbe da matti. Cioè, lui è lui e usa, ecco, quindi, però, prendendo spunto da questo, posso dire come mi sembra di intenderlo, come io lo intendo, insomma. Ecco, allora, molte cose le hai già dette tu. Lui, Nisargadatta, si trova di fronte a persone diverse e quindi, a seconda del livello, lui spesso chiede: tu da che livello mi parli? Dal livello dell'io identificato del corpo, dal livello dell'io sono, da che livello parli? E in base a quello, se tu parli dal livello del corpo e sei prigioniero dell'idea di azione, va bene, uno dice fai questo. Però se c'è la possibilità di un varco oltre tutto questo, allora posso dirti, guarda, tu in realtà non fai mai niente, ma le cose si fanno da sole. Cioè, credo che nel caso in particolare di Nisargadatta, lui avesse istintivamente però una voglia di percepire appunto il livello da cui quella persona parla e togliergli il pavimento da sotto i piedi, insomma, in genere. Però in certi casi, soprattutto per esempio, se tu ci hai fatto caso, per esempio, lui cambiava molto il linguaggio a seconda, se veniva un indiano che aveva una bhakti per Krishna, eccetera, lui cercava di dirgli le stesse cose, ma in un linguaggio che riguardava Krishna, cioè un aspetto bhaktico. Quindi a me piace molto questa grande libertà di scelta del linguaggio da usare, fregandosene un po' della coerenza, no? Del linguaggio. Per cui a uno gli diceva fai così, a un altro invece diceva guarda che tanto tu tutto quello che fai non funziona, a un altro gli diceva accetta tutto o rifiuta tutto, ma è il compromesso che alcune cose le accetti e altre le rifiuti che ti fa rimanere fermo, no? E così via. A me è sempre piaciuta molto questa sua grande libertà. Io forse c'ho più, sono più, come posso dire, ho una storia di coerenza logica più forte, per cui spesso preferisco sottolineare di più un aspetto piuttosto che un altro, come quello del non fare rispetto al fare. Però, insomma, questo non mi impedisce di apprezzare la contraddittorietà di Nisargadatta. Adesso, a proposito quindi dell'io sono, allora,
Io la vedo così, se ho, penso che fosse anche almeno spesso la idea di Nisargadatta, però non lo so questo. Comunque, per come io l'ho recepito, per come mi ha funzionato, non è una pratica l'io sono. Cioè, non è che uno deve mettersi lì a praticare, di stare. Allora, intanto, l'io sono fondamentalmente nella sua accezione più semplice indica la nostra presenza, cioè qualcosa che c'è, perché appaia una qualsiasi esperienza, tanto per riallacciarci al discorso di oggi, prima di tutto io ci devo essere. Se io non ci sono, niente appare. Essere vuol dire anche essere ed essere cosciente, ovviamente, perché l'io sono ha questa caratteristica che non solo è, ma sa di esserci, e tant'è vero che per il Nisargadatta poi si riassorbe scomparendo momentaneamente nel sonno profondo senza sogni, proprio perché non è che non è, tu continui ad esserci, ma non c'è più questo sapere di esserci. Ecco, quindi che è una caratteristica dell'io sono. Quindi l'io sono è quella presenza senza cui nessuna esperienza potrebbe apparire. E allora, come fai a praticarlo se già lo sei? Però è vero che ci può essere, e questa è la cosa, secondo me, che lui voleva dire quando dice stai nell'io sono, ci può essere che in qualsiasi momento in cui noi vediamo qualcosa, udiamo qualcosa, pensiamo qualcosa, può venirti in mente di fare un passo indietro e di dare più messa a fuoco nella presenza. Io questo lo dico a volte, l'avrai sentito se hai sentito altri. Io sono questo, cioè la nostra esperienza, continua può essere tradotta in questa frase. Io sono questo. Il questo è un disagio fisico, un piacere, un dolore, una vincita, una perdita, una qualsiasi cosa che si sta presentando nell'esperienza attuale. E allora, che cosa succede? Che nel momento in cui io sono, che è la presenza, diventa io sono questo. La nostra attenzione tende a focalizzarsi esclusivamente su questo. Perché? Perché per noi è molto importante che il questo sia quello giusto, che sia piacere e non dolore, che sia sanità e non malattia, che sia bellezza e non bruttezza. Quindi il questo ha molta importanza. Il questo, se io sono in bancarotta, questo. E ci devo dare tutta la mia attenzione. Se io nello stesso tempo sto godendo in un rapporto sessuale meraviglioso, beh, è chiaro che questo attira tutta la mia attenzione. Quindi il questo è un magnete dell'attenzione ristretta, va bene? E allora nel momento che noi siamo assorti nel questo, trascuriamo quella presenza, quell'io sono, senza cui nessun questo potrebbe neanche manifestarsi. Oppure, se vuoi usare, faccio un disegno sul foglio e questo disegno attira talmente l'attenzione che io vedo il disegno, ma non il foglio. E tuttavia, se io ti chiedo, ma tu quando guardi il disegno, il foglio lo vedi o no? Tu mi devi dire sì, perché se non vedessi il foglio, non vedessi neanche il disegno. Quindi si dice vedere l'albero e non la foresta, no? Vedi il disegno e non vedi il foglio. Quindi il foglio è ciò che rende possibile il disegno e vedere il disegno. Allora, stai nell'io sono, vuol dire che mentre hai una qualche esperienza, ti puoi ricordare di fare un passo indietro e di dare un accento sulla presenza piuttosto che su quello che sta accadendo. È un cambiamento della messa a fuoco che non esclude che tu continui a percepire anche il questo,
Ma la messa a fuoco non è più su questo, ma è sull'io sono. Io ho fatto un esempio tempo fa, in un satsang precedente, che è la stessa differenza fra vedere i dettagli del paesaggio attraverso il vetro della finestra e quindi non mettere a fuoco il vetro, ma mettere a fuoco il paesaggio attraverso il vetro, oppure mettere a fuoco il vetro e vedere magari la propria immagine riflessa sul vetro e non mettere a fuoco il paesaggio. Allora, questo passaggio dal vedere all'io sono, allo stare con l'io sono, è questo. E non è una pratica perché è un passaggio veramente istantaneo. Poi magari ti ridistrai perché c'è qualche cosa che richiede la tua attenzione, gli dedichi tutta la tua attenzione, ma ogni tanto ti può capitare di fare questo passo indietro. Non è una pratica perché una pratica in genere si intende come una cosa che progressivamente nel tempo acquista una maggiore skillfulness in inglese, con una maggiore, come si può dire, perizia, complessità e diventa sempre più ricca. Mentre invece il passaggio all'io sono è istantaneo e completo così com'è. Non è che poi tu chissà che devi scavare nella presenza. La presenza si dà nella sua totale completezza e la risposta di questa completezza che può venire quando ti accorgi che quella presenza è sempre lì ogni volta che fai un passo indietro, è la felicità. La felicità di sentire che non ti manca niente, perché questa presenza emerge in maniera senza una forma. Non so se ho risposto un po'. Sì, assolutamente, assolutamente. Ti ringrazio. Grazie, si era prenotato Vittorio. Sono qui, buonasera, ciao Mauro. Eccolo, ciao Vittorio, carissimo. Piacere vederti. Come andiamo? Bene, insomma, ti vedo bene, via. Ebbene, anche a te ti vedo. Insomma. Io, come sempre, seguo i tuoi incontri io, con tanto affetto, direi. Allora, io adesso non è che voglio fare una domanda, perché sarebbero tante cose da dire su questo argomento, ma adesso mi volevo riallacciare al discorso che si faceva prima. Io giorni fa, ogni tanto, riprendo il tuo libro, leghicchio qualcosa, no? E mi è rimasta impressa sta cosa. Io questa sera mi ero fatto un appunto che ti volevo, e guarda caso hai preso proprio l'argomento, cioè c'è stata una sorta di sincronismo. Io mi ero segnato questa cosa e quindi hai fatto l'intervento proprio su questo aspetto. Quando sul libro prendi in considerazione l'attenzione e la consapevolezza, come funziona l'attenzione e come funziona, diciamo, la consapevolezza, no? Quando dici fissate un oggetto, no? E allora lì c'è attenzione e c'è consapevolezza. Spostate lo sguardo, no? E l'attenzione non c'è più, però voi ve ne accorgete perché la consapevolezza c'è. Ecco, questa cosa qui, siccome io sono molto pratico sulle cose, su questo aspetto, no? Perché la teoria, tutti i discorsi sono belli, però c'è un fatto costante, diciamo pratico, diciamo così, eternamente presente, che è questa consapevolezza. Cioè questo fatto c'è sempre, questo fatto, anche in questo momento, se io fisso un oggetto, no? Ecco, quindi c'è attenzione, ma se io mi sposto da un'altra parte, io mi accorgo di questo spostamento. Quindi l'attenzione non c'è più, ma la consapevolezza è sempre presente. Ecco, volevo da te un approfondimento su questa cosa che mi sa tanto di sapore di completezza, insomma, di totalità, sempre presente. Bene, questo sì, è un punto importante, interessante. La domanda è: quando sei a dormire nel sonno profondo senza sogni, questa consapevolezza c'è o no? Bene, sono senza. Allora,
questa consapevolezza, cioè non, per me è un buio, un buio, cioè come... No, perché tu hai detto c'è sempre. Sì, cioè la consapevolezza di che cosa, cioè del buio, cioè non c'è nulla. In che senso la consapevolezza? No, tu poco fa dicevi l'attenzione va e viene, sì. la consapevolezza, la coscienza, eccetera, invece c'è anche quando io sposto... Io me ne accorgo. E me ne accorgo, no? E tu dicevi c'è sempre, allora la domanda è ma c'è sempre sempre oppure anche questa va e viene? Allora, va e viene anche questa. Ecco, e allora la domanda successiva è chi si accorge che è andata e venuta? Non c'è risposta, però è un invito. Certo. È un invito. Che cos'è che si accorge che la nostra coscienza va e viene? Non c'è risposta a questo. Io spesse volte mi viene in mente quella metafora dello schermo e dell'immagine, no? Lo schermo è eternamente presente. Questo schermo, che in realtà non è uno schermo, cioè voglio dire, no? Ci siamo capiti, no? Questo eterno, eternamente completo, presente, grazie al quale ogni cosa appare e scompare. E chi sì. Però... Sì, no, è interessante che qui c'è, quando noi parliamo di consapevolezza o di coscienza, stiamo usando una parola, ovviamente, è un concetto. Sì. Allora questo percepire, questa coscienza delle forme, nasce e appare e scompare con le forme. Sì. Quello che c'è prima della coscienza non è la coscienza, ma ovviamente si manifesta attraverso come coscienza quando c'è la coscienza di qualcosa. Ma non è quella che noi chiamiamo coscienza. È qualcosa di molto più profondo, insondabile, anche dell'essere cosciente. Sì, però, ma questa è una realtà vera. Sì. Cioè il fatto che in questo momento tutto ciò che c'è appare a me, appare che è un tutto, sì. È sempre così. Sì. Non c'è mai un momento in cui non c'è nessuna divisione netta in nessuna cosa. Io sono qua, io faccio dire, agisco, tutto il tutto accade, ma tu ho sempre la sensazione presente che tutto è tutt'uno, è tutto insieme, sempre, non cambia mai. Sì. Non finisce mai, è come se fosse, è proprio come dire, ecco, quando uno dice è proprio il mio stato naturale, chi sono io in realtà, no? Questa che si esprime in questa unità, in questo fatto che tutto è un tutt'uno, sempre. Mi perdo sempre nelle parole, no? Sono l'unica cosa che possiamo usare per comunicare. Esatto, è l'unica cosa che possiamo usare. Sì. Va bene, dai Mauro, ecco, grazie. Ciao. Stammi bene. Altrettanto. Grazie. Si era prenotato Italo. Ciao Mauro, carissimo. Buonasera a tutti. Ciao, piacere di vederti. Anche mio. Senti, in quello che tu hai parlato prima, di quel precipitare in quello spazio che c'è tra il soggetto e l'oggetto, in quello spazio in cui si precipita non c'è neanche più l'io sono. Questa è la domanda? Sì. Sì. Diciamo che in un certo senso, diciamo, scompare anche la consapevolezza di essere consapevole. La consapevolezza di essere consapevoli è la consapevolezza
di un pensiero, secondo me. Cioè, io sono consapevole, io penso, io sono consapevole, e questo pensiero ovviamente entra nella consapevolezza. C'è un io ancora. Certo, certo. Mentre, ecco, è come dire che l'esperienza, no? Prima dicevamo, l'esperienza si struttura necessariamente come un osservatore e un osservato, ma c'è una unità originaria a monte che possiamo chiamare osservazione, giusto? Ecco, allora, questa osservazione poi diventa io osservo, io soggetto osservo un oggetto, ed è questa quella che appare nell'esperienza. Non appare l'osservazione nell'esperienza. L'esperienza è il frutto di quella osservazione, è ciò in cui si struttura quella osservazione. Ma l'osservazione, come dicevamo, non è nell'esperienza, è a monte dell'esperienza. L'osservazione intesa come una cosa unitaria dove non c'è un soggetto e non c'è un oggetto. Sì, e nel precipitare in quel varco? Ecco, nel precipitare in quel varco, che cosa vuol dire? Vuol dire, adesso ho usato una metafora naturalmente, no? Sì, certo, certo. Voglio dire che a volte quando e non è una cosa che si può fare volontariamente, ma no. Quando però c'è una chiarezza che ci dice che quella unità originaria che è a monte dell'esperienza, da un lato non è l'esperienza, non è nell'esperienza, non se ne può fare esperienza, ma non è perduta nell'esperienza, perché è proprio il foglio dove poi si fanno le righe dell'esperienza. E quindi rimane costantemente incarnata nell'esperienza, nella totalità dell'esperienza. Allora c'è questo elemento per cui la mia identità, che nell'esperienza è necessariamente limitata a un io contrapposto a un oggetto che non sono io, in realtà è lo stesso, cioè un'identità che comprende tutto. A monte di tutto questo, cioè che io in realtà non sono questo osservatore e basta che guarda un osservato, ma io sono l'osservare, di cui però non si può avere esperienza, perché si può avere esperienza solo dell'osservato. Allora a quel punto quello che succede è che come prima parlavo della messa a fuoco, no? Mentre normalmente la messa a fuoco esperienziale nostra è io soggetto osservo un oggetto, io osservatore osservo un osservato, invece il fuoco, diciamo così, è sul crinale di quella distanza fra soggetto, non è più messa sul soggetto, io sono l'osservatore, e sull'oggetto, quello è l'osservato, ma va a finire sul crinale di quella frattura, di quella distanza che è necessaria perché appaia l'esperienza. È quella che diventa il punto focale dell'esperienza. L'esperienza continua ad accadere, continua a esserci un soggetto che percepisce un oggetto, ma è come se la coscienza che illumina tutto questo fosse su quel crinale, su quella punto di vuoto, eh? E allora è chiaro che questo precipitare svela qualcosa che non è più né soggetto né oggetto, e quindi va oltre l'io sono, ma include tutto quello, però include tutto, sì, quello. Sì, sì. Ecco, sì. Sì, sì, cioè è un punto che appunto indescrivibile. Sì, no, devo dire che appunto prima ho menzionato Carlo Sini, che mi è capitato di recente, l'ho menzionato pure l'ultimo satsang, di leggere varie cose interessanti, in cui in un suo volume che si intitola Il gioco della verità cerca di fare veramente l'impossibile, cioè di
parlare di queste stesse cose in modi che in certi punti convergono con come noi ne abbiamo parlato, quindi c'è qualche punto di veramente convergenza, ma con un linguaggio filosofico estremamente difficile, difficile per lui che lo scrive, nel senso che è proprio difficile avere, occorre, infatti per leggere quel libro ci vuole una certa pazienza filosofica, perché non è semplice da leggere, ma è un libro però molto, molto, molto ricco, perché cerca veramente a volte di dire l'impossibile in un linguaggio filosofico, ed è, io l'ho trovato molto, molto stimolante, insomma. E allora lui parla a un certo punto di, non mi ricordo il termine che usa, di questo stare proprio in questo punto di discrimine fra soggetto e oggetto, dove no, e lui non li chiama così, ma insomma, e parla anche dell'esperienza che si può avere in questo senso, dell'incanto, lui usa questo termine, l'incanto, oltre quello che ci dice la percezione, la ragione, eccetera. Sì, la meraviglia. No, lui fa una differenza fra meraviglia e proprio tra incanto e meraviglia. Ma è complicato, insomma, non me la sento. Cioè, però se qualcuno vuole leggere quel libro e riesce a seguirlo, è notevole, notevole. Ma non si può dire in parole semplici, perché appunto lui stesso che è, l'ha dovuto usare un modo veramente complesso di poter dire queste cose. Io vado più sul rozzo, però insomma, anche perché non do così peso alle parole, quanto sperando che attraverso le parole si veda la luna. Qualche altro, sì. Quello che è importante è sempre quel famoso detto rem tene verba sequentur, cioè afferra la cosa, poi dopo le parole vengono, no? Quindi è importante anche per chi ode le parole, sì, cioè afferra prima dove indicano, e poi dopo allora poi le parole possono anche cambiare, no? Va bene. Grazie. Possono esprimere le stesse cose con due linguaggi opposti. Nel non dualismo succede spesso. Cioè ci sono delle forme di non dualismo in India dove si usano proprio categorie filosofiche opposte per arrivare alla stessa cosa. C'è un autore che ha detto è come uno che va a est e uno va a ovest. Se tu sei veramente, fai tutto il percorso, alla fine ti ritrovi allo stesso punto dall'altra parte, ti rincontri. Il Vedanta e il Buddismo, per esempio, sono due filosofie in molti casi opposte, eppure nella loro non dualità alla fine arrivano a indicare la stessa cosa, da punti opposti. Eh sì, diciamo, nello Dzogchen, per esempio, ci sono molte, molte cose che come no, ricordano. Come no. Va bene, grazie Mauro. Sì. Grazie. A proposito di Sini, volevo dire una cosa che mi sembra, ma non so se è così, che sul sito, se è ancora così, che ha un bellissimo sito dove si possono scaricare tutte le dispense. Sì. È ancora così. Sì. Le dispense, i corsi di studio. Si era prenotata Cristiana. Ok. Non vedo più. Ah, ecco Mauro. Sì. Ciao. Ciao. Senti, allora, io fino al carciofo ho seguito abbastanza. Al carciofo in poi un filo la mente mi si è offuscata, anche probabilmente sono un po' stanca, però ho afferrato. Ho afferrato vari pezzi così. Forse la mia domanda non so se è, cioè, non è complessa, ma mi viene in mente nella cosa, cioè la pratica della mindfulness che tu penso conosci qui in Gran Bretagna è molto
molto, molto che è dell'esperienza del here and now, che in italiano credo si dica adesso e ora. E volevo sapere, non so perché la mia mente è andata, cioè penso che ci sia un collegamento con quello che tu hai parlato, però poi stavo pensando, ma nel mindfulness, quando non so, tu osservi l'uva, no? Cioè l'osservi, quando tu hai l'esperienza tattile del chicco d'uva, per esempio, che diciamo è l'inizio, no? Il primo step dell'esperienza della pratica mindfulness, comunque c'è un'osservazione. Sì. E volevo capire, e però questa è una pratica che è una pratica dell'essere presente nel momento, e quindi stavo cercando di mettere a fuoco queste due cose. Volevo sapere cosa, cioè che è una pratica che ti porta a essere presente nel momento, ma nello stesso tempo mi sembra che ci sia comunque una separazione tra l'oggetto che tu hai in mano, no? E che sì. Senti. Volevo sapere cosa, cioè se avevi qualche... Sì, allora intanto la tua percezione di essere arrivata fino al carciofo ha un correlato oggettivo, nel senso che dal carciofo in poi le parole possono solo indicare in maniera molto più sfumata quello che c'è. Insomma, cioè finché si arriva al carciofo, ok, ma passare dal discorso del carciofo non è una mela e non è un albero, al discorso del carciofo è tutto, insomma, non è facile, anzi non è possibile a parole né per l'io a capirlo, però ecco, uno ci prova. Il discorso della mindfulness bisogna un attimo fare differenziare alcuni aspetti, cioè allora la pratica della mindfulness è una pratica estremamente utile nella vita, perché ci aiuta a essere più in contatto col nostro corpo innanzitutto, con le cose, con le persone, quindi a vedere di più. Perché noi ci troviamo proprio anche condizionati dalla cultura dove siamo nati, eccetera, ma condizionati proprio dalla nostra delle scelte evolutive dell'Homo sapiens a certi automatismi che non sempre aiutano a sopravvivere, insomma, a vivere bene. Ecco, per esempio, se ci fai caso, le emozioni molto spesso sono un modo di portarci a concentrare l'attenzione sull'oggetto, e loro stesse invece si rendono invisibili. Se tu, non so, vedi, incontri una tigre, hai paura, però la tua paura non la vedi, tutta la tua attenzione sarà sulla tigre, su quello che, ed è giusto così, perché uno per sopravvivere deve vedere bene che cosa sta facendo la tigre, non può perdere tempo a osservare la sua paura. Però in questo modo, quando la paura è inappropriata o è rivolta ad altri elementi, per esempio di tipo psicologico, e noi siamo pieni di paure che non hanno una minaccia, diciamo, immediata fisica, ma di altro, allora a volte è importante poter osservare anche non soltanto la fonte della paura, ma la sensazione di paura, perché altrimenti ne siamo dominati e agiti. E così per quello che riguarda tutte le altre cose. Quindi è una pratica in cui ci abituiamo a osservare in maniera più globale non solo le sensazioni, ma per esempio le reazioni che abbiamo, il modo in cui ci comportiamo, in cui viviamo le cose, aiuta ad armonizzare meglio la nostra vita, no? E quindi la mindfulness da questo punto di vista è una pratica molto utile.
e viene tra l'altro da una tradizione, eccetera. Ecco, il punto è quanto questa pratica contribuisce alla pienezza della nostra felicità. Allora, io credo che, come tutte le pratiche utili, nel nostro armonizzarci con la vita quotidiana ci dà una certa serenità, un certo equilibrio, una certa armonia che ci fa contenti. Su questo non ci piove, non solo, ma nel momento in cui affrontiamo invece dei dolori, dei traumi, delle difficoltà, la capacità di stare con il dolore che proviamo, anziché chiuderci a riccio e quindi subirlo ancora di più perché lo rimuoviamo, con una pratica di mindfulness rimaniamo aperti a queste ferite, quindi più in contatto con il fluire della vita, eccetera. Quindi da questo punto di vista credo che contribuisca a dissodare il terreno per un'apertura verso la completezza e la felicità. Il punto è che nel momento in cui viene collegata di nuovo, e qui mi rifaccio a quello che dicevo prima, alla ricerca di un'esperienza dell'unità, della totalità, della liberazione, come viene chiamata, no? Allora a quel punto ci troviamo nella condizione che descrivevo prima, cioè che noi viviamo un'esperienza che per esserci deve partire da una frattura fra osservatore e osservato. In questa frattura fra osservatore e osservato noi cerchiamo un modo per raggiungere un'unità che dobbiamo realizzare con una pratica. E ovviamente, siccome questa pratica presuppone un soggetto che la fa, che è già l'effetto di una frattura, tutto quello che questo soggetto farà, la farà sempre come metà di quella frattura e quindi non riuscirà mai a raggiungere l'altra parte di sé, così come, che ne so, il protagonista di un film, come fa a raggiungere lo schermo su cui viene proiettato? Non ha nessun bisogno di raggiungerlo perché è lì, ma lui quando cerca di raggiungere qualcosa, che cosa vede? Strade, montagne, fiumi, ostacoli, sta nel film, capito? E quindi sta sempre nello schermo, quindi lo schermo non ha bisogno di essere raggiunto e per di più, se vuole raggiungerlo, continua a entrare, a essere nella logica di tutto quello. Ecco, e diciamo anche che questo però ci sono molti modi di vivere la mindfulness. Io ecco, diciamo che ci sono alcuni modi in cui ci si concentra moltissimo sui dettagli dell'oggetto da osservare. Quindi il chicco d'uva, il sapore, eccetera, eccetera. Io che ho fatto tanti anni di pratica di Vipassana, che era la versione più approfondita della mindfulness nel buddismo, mi ricordo che certi insegnanti, per esempio, ti dicevano che dovevi, per esempio nel colloquio, no? Per vedere, cioè cerca di elencarmi almeno 12 sensazioni diverse che tu hai potuto notare fra il momento in cui è suonata la campana della fine della seduta e il momento che hai aperto gli occhi. Almeno 12 diversi tipi. Ecco, allora questa cosa secondo me diventa un po' ossessiva. E quello che succede è che ti porta a concentrare tutto sull'oggetto, ma quello rimane un oggetto di fronte a te, capito? E tu ti concentri tutto sull'oggetto e sui dettagli dell'oggetto, il che impedisce di vedere quell'altro aspetto che dicevo, cioè è come guardare dalla finestra e osservare i minimi dettagli dei mattoni di cui è fatta una casa che vedi attraverso i vetri della finestra. Più cerchi di notare le crepe di questi mattoni, meno è possibile che tu possa vedere la tua immagine riflessa sul vetro, perché non guarderai mai sul vetro, guarderai
sempre più attraverso il vetro. Però ci sono alcuni modi di proporre la mindfulness che invece in qualche modo tendono a inserire l'osservazione dell'oggetto in una spaziosità più ampia. Più succede questo, meno il concetto di praticare, io noto, è sottolineato. Ripeto, perché la pratica è qualcosa che fa un soggetto che nel tempo accumula competenze per raggiungere alla fine la proficiency, no? Cioè un risultato. Invece in questo caso il punto non è tanto di andare gradualmente verso una meta futura, ma di lasciarsi essere in quello che già c'è, perché quello che già c'è è la completezza che noi fin dall'inizio cerchiavamo perché non ci eravamo accorti che fosse già lì. E d'altra parte tu ti rendi conto che già se uno dà un'indicazione tipo vivi nel qui e ora, no? Presa alla lettera, dove altro potresti vivere? Se io ti chiedo di sforzarti con tutte le tue forze per un secondo e mezzo di non essere qui e ora, come fai? Tutti gli sforzi che tu puoi fare per non essere qui e ora sono qui e ora. Allora, se uno lo vede questo, se c'è un vedere questo, perché non è un vedere di qualcuno, che questo adesso, che da un lato è sempre fresco, sempre nuovo, e dall'altro non passa mai, non ha un inizio, non ha una fine, perché non c'è un punto in cui posso dire ecco qui finisce il passato e comincia l'adesso, ma finché guardo trovo solo adesso. Allora questa vivi qui e ora diventa un modo di sovrapporre un'immagine illusoria a qualcosa che stai già facendo senza nessuno sforzo, senza nessuno sforzo. E allora una grande senso di leggerezza e di libertà potrebbe manifestarsi in questo accorgersi. E questa, ripeto, nella mindfulness tu puoi trovare l'accento sullo sforzarti di stare qui ora e di una pratica che ti deve dare mano a mano una competenza sempre maggiore, o puoi trovare qualcuno che comincia dicendo pratica e poi alla fine più rari sono questi, eh? Però ci sono anche quelli che insistono invece sulla naturalezza di questo stato, che fin dall'inizio è lo stato naturale. Ma finché c'è una piccola idea, secondo me, di un io che deve praticare per raggiungere una meta, non adesso, ma nel futuro, siamo nell'illusione e nella dualità. E questo è diaballo. Ed è liberatorio questa consapevolezza, dico. Beh, quello che succede è che smetti di cercare, perché è tutto già qui. Poi è chiaro che non è che smetti di cercare nella vita, devi trovare i soldi per pagare l'affitto, se hai un malanno ti devi curare, non è questo il cercare di cui parli, ma quando tutto questo non viene caricato della ricerca di completezza, perché ti rendi conto che è già tutto completo adesso e questo adesso non finisce. Guarda che quando noi leviamo questa ricerca che continuamente mettiamo su tutto quello che facciamo, sulle aspettative che abbiamo sugli altri che ci stanno di fronte, che loro non ci devono dare quella completezza, oppure è un inferno, capito? Invece così quello che può succedere è un enorme alleggerimento, un enorme senso di agio, anche che non toglie che quando stai male, stai male, stai male, insomma, non è che... ma è diverso questa cosa. Grazie. Grazie. Dunque, Fabio voleva fare un'altra domanda. Male, dai. Profittiamo. Spero di non togliere spazio. Ma c'è ancora tempo. Questo,
Però comunque vorrei trattare un argomento che penso e spero possa di essere di interesse sicuramente comune. Vorrei tornare sul tema dell'accettazione di cui tu hai trattato più volte. Hai detto più di una volta che ci sono maestri spirituali che insistono sulla importanza di praticare l'accettazione. Però in realtà, tu dicevi, se ben ricordo, nel momento in cui noi sentiamo qualcosa, in fondo lo abbiamo già accettato, quindi non c'è bisogno di fare particolari pratiche o sforzi per accettare qualcosa. Però quando noi sentiamo qualcosa di sgradevole, faccio un esempio banalissimo, una tegola che mi cade in testa mentre cammino per strada, io la sento. Io su questo ho pensato molto e non sono riuscito a darmi una risposta per questo. Sì. La sento, però ciò non pertanto provo avversione verso questa cosa sgradevole, magari impreco anche. Sì. Quindi questa, il mio sentire è comunque accompagnato da un'avversione e non accettazione. Quindi come funziona in fondo? Forse sono io che a me sfugge qualcosa, però non riesco a vedere chiaramente. Penso di, spero di essere stato chiaro. Perché... Sì, chiarissimo. Allora, noi abbiamo una mente e un corpo. Questa mente e questo corpo hanno una struttura loro, un po' naturale, cioè nel senso che tutti quanti ce l'abbiamo simile, questa struttura, e poi viene plasmata dalle esperienze della vita di una persona. Per cui, per esempio, se ti cade una tegola in testa, ti fa male, e fa male a tutti quanti. È una cosa più generale. Se una persona ti critica, allora può esserci una grande vastità di reazioni. Alcuni, quando si sentono criticati, si accendono come un cerino e rispondono con una batteria di attacchi del tutto spropositati rispetto alla critica. Altri magari si ribattono in maniera pacata, smontando la critica che è stata fatta, altri non gliene importa assolutamente niente, ignorano la cosa e rimangono contenti e felici. Quindi qui abbiamo forme diverse, a seconda di come è fatta una persona, rispetto a ciò che è spiacevole. Va bene? Ci siamo? Fino a qui? Ecco, allora... Quindi se una cosa ci ferisce o ci fa male, è naturale che il corpo reagisca con dolore e che la mente reagisca nel modo più per lei in quel momento più adatto per in qualche modo minimizzare quello che è successo. A volte lo fa in maniera maldestra, rimuovendo le cose per non ottundendo la propria sensibilità per non sentire. Altre volte prova paura e la paura si trasforma in rabbia, perché le emozioni della paura, per esempio quando una persona si accorge di avere poco da vivere, per esempio gli fanno una diagnosi senza speranza, va bene? Si è visto che la gran parte delle persone all'inizio reagiscono con paura e poi viene la fase della rabbia. Poi dopo però continua e si trasforma fino ad arrivare a una forma di accettazione in certi casi, no? E quelli sono praticamente sono dei trapassi emotivi che a seconda di come uno riesce a mettersi in rapporto con la realtà possono portare una persona fino a un certo punto e non oltre, oppure invece ad una grande apertura alla vita proprio nel momento in cui sentono questa cosa. Quindi quello dipende dalla storia di individui. Ma questo non toglie però che il fatto di sentire, cioè di essere coscienti, abbia accettato tutto questo. Cioè, quando a te ti cade una tegola in testa, tu la senti? Sì. Quindi te ne accorgi, no? Quindi quella cosa è già stata accolta dalla coscienza. Poi ti arrabbi,
te la pigli con il destino, con quello che ha messo il vaso male, e ti, oppure con questo dolore che non vuoi sentire, te ne accorgi che sei arrabbiato? Sì, e allora vuol dire che la coscienza ha accettato anche la non accettazione più superficiale di quel corpo-mente, che può accettare le cose fino a un certo punto, ma oltre quello non ce la fa. Invece noi abbiamo l'idea che se io pratico l'accettazione e divento un illuminato, divento un essere disumano, uno che sorride pure quando gli cadono i vasi in testa, e che se gli muore un figlio gli passa da un orecchio e gli esce dall'altro senza che sia turbato. Questa, secondo me, intanto è un'immagine impossibile, ma se fosse possibile sarebbe abbastanza inquietante, no? Ti ricordo la storia di quel maestro buddista a cui morì il figlio e che pianse, non ricordo il nome. Marpa. Sì. Sì, che i suoi discepoli gli dissero: maestro, ma tu dici che tutto è illusione, allora perché piangi per la morte di tuo figlio? E lui rispose: perché di tutte le illusioni è l'illusione più grande, ma più forte però. Shankara avrebbe risposto che lui stesso è illusione, e quindi lui stesso che sta piangendo. E quindi quando ti trovi, cioè, a livello di realtà delle illusioni, reagisci coerentemente con quella logica. Grazie. Grazie. Voleva fare una domanda a Pietro. Sì, ciao Mauro. Ciao Pietro, salve. Ciao. Beh, grazie di tutto, di tutta questa serata. E riguardo a quello che dicevi all'inizio, mi ha fatto tanto ricordare, cioè, l'albero appare, io vedo l'albero iniziando con questo. Ho iniziato a pensare come, cioè, il mio approccio con la non dualità è stato proprio su questa cosa del vedere, perché io mi chiedevo: com'è che faccio a vedere una cosa? Vedo un computer davanti a me, e com'è possibile che io lo veda? Cioè, il computer arriva ai miei occhi, la luce arriva ai miei occhi, e i miei occhi la trasmettono al cervello, e poi dal cervello o c'è un'antenna che mi fa, che lo fa arrivare chissà dove, insomma, lì perdevo un po', non riuscivo proprio a capire. Poi, un po' anche ascoltando questi discorsi sulla non dualità, ho cominciato a dire: ma forse io questo vedere il computer è sbagliato, non è proprio, io lo vedo, ma in realtà non c'è nessuno che vede. E sarebbe più giusto dire: io sono il computer, è il computer che guarda se stesso in questo modo, non è una cosa che entra da fuori, appunto. E quindi, però appunto, siccome io vedo il computer, però se io non esisto è il computer, è solo il computer che vede se stesso questa cosa. E poi, non so, ad esempio ieri guardavo, venendo a casa, c'era una bella luna piena, e dicevo, e ho fatto, da qui alla luna c'è un secondo luce, mi pare, 300.000 chilometri di distanza. Però mi è venuto in mente, Mauro dice che anche la luna sarà a distanza zero dalla mia coscienza, non 300.000 chilometri, oppure il sole 8 minuti, eccetera, eccetera. Effettivamente, in questo modo mi sembrava che tutto fosse non solo più vicino, ma che allora tutto è in quella coscienza, che sia grande o piccolo, lontano, è solo a distanza zero di questa coscienza, della mia coscienza, insomma. Ecco, volevo chiederti un commento su questa cosa, grazie. Sì, le cose che dici hanno tanti aspetti interessanti. Allora, prima avevo un po' accennato mentre ne parlavo a
questo lato della questione, cioè dire, allora noi possiamo dire che c'è un oggetto esterno, un computer, quello che sia, che questo oggetto esterno riflette le onde elettromagnetiche della luce che entrano negli occhi, eccetera, eccetera, come lo descrive la fisiologia della percezione visiva, e che poi nel cervello tutto questo viene costruito. Ok, è una descrizione che ci permette di manipolare la realtà in maniera molto precisa, in questo modo. C'è un esterno, c'è un entrare dentro, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo già da molti biologi e neurofisiologi è messo in discussione, ovviamente. Questa è una filosofia, cioè una metafisica. Cioè il fatto che esistano oggetti fuori della coscienza, o affermare che invece no, esistono solo nella coscienza, sono due posizioni, una realista, l'altra idealista, filosofiche, che non possono essere dimostrate. Però quello che è evidente, io non posso dimostrare che c'è fuori un mondo esterno alla mia coscienza, né posso dimostrare che non c'è e che c'è soltanto quello che compare nella coscienza. Ma quello che è assodato dall'evidenza della mia esperienza è che tutto il mondo per me è reale e appare solo come esperienza, cioè nella coscienza. Anche tutta la teoria che c'è un oggetto esterno, che ci sono le onde elettromagnetiche, che ci sono i neuroni, che c'è il cervello, è possibile perché è già nella coscienza. E infatti alcuni filosofi come Berkeley dicevano che l'idea di un oggetto fuori dalla coscienza è autocontraddittorio, perché nel momento che la concepisci è già nella coscienza. E quindi, diciamo così, adesso quello che quindi per noi conta è il fatto comunque che la realtà è per noi esperienza, e che questa esperienza non si può separare dalla coscienza che se ne ha. E quindi da quel punto di vista è chiaro che ci sono le distanze, ma sono distanze zero rispetto alla coscienza. Perché rispetto alla, fra di loro le cose hanno distanze, no? Tu puoi sognare un sogno in cui tu fai 3 chilometri e raggiungi un altro posto. Ed è vero, nella logica del sogno tu hai fatto 3 chilometri, magari ti senti pure stanco, ma dal punto di vista della coscienza del sogno, dove stanno questi chilometri? Ci sono centimetri, metri, chilometri, o tutto quanto è a distanza zero dalla coscienza, no? E quindi da questo punto di vista, nell'esperienza, tutto è a distanza zero dalla coscienza. Ma questo non cancella il fatto che se io penso che esista un mondo là fuori e che lo misuro coi metri, coi chilometri, mi è molto utile, perché se devo andare da qui a un posto di 3 chilometri, mi devo attrezzare a fare 3 chilometri, insomma, su per giù so quanto mi costa fare 3 chilometri. C'era un'altra cosa che avevi detto a cui volevo rispondere, ma non mi ricordo. Vabbè, alla fine avevo aggiunto, ma forse era lo stesso discorso, che vedendo la Luna pensavo fosse, dicevo, è lontana 300.000 chilometri, in realtà è a distanza zero, non so se era questo. Sì, no, questa ho risposto, no? Ah, ma, sì. Che immaginando che il mondo sia fuori di me, il computer che ho davanti arriva ai miei occhi, i miei occhi lo trasmettono al cervello, il cervello ha che cosa? Non so, ha un'antenna? È interessante che tu dici è il computer che vede se stesso verso me, ecco, hai detto a un certo punto, no? Sì, esatto, sì. Ecco, è interessante che nel libro di Sini, che parlava di questo aspetto del gioco della verità che ho menzionato prima,
Lui fa l'esempio non di vedere un albero, fa l'esempio di un bambino che vede la luna, riferendosi al fatto che un bambino dice che la luna, quando lui cammina, lo segue, perché la vede che è sempre lì, no? Cioè le dà un'attività come se fosse un aspetto dell'identità. Cioè, dicevo prima, io come osservatore, la mia identità è solo come osservatore, quindi io vedo la luna, ma la luna vede me, però, come se fosse un'altra identità che non è la mia, che la nega, ma la luna, in quanto un'altra identità, si fa vedere e vede me, cioè si mostra. Cioè io e la luna, in qualche modo, siamo la polarizzazione di un vedere che originariamente è luna, punto. O è vedere luna, tutto come un'unica cosa. Dove è, poi diventa io, e allora vedo la luna, che è un oggetto. Ma quando noi diciamo, ecco perché prima ho parlato del, prima di dire io vedo un albero, io ho detto un albero appare. Ecco, quando diciamo un albero appare, non c'è soggetto e oggetto, non c'è io vedo un albero. Poi, nel momento in cui lo districhiamo più precisamente, ci accorgiamo che per apparire un albero ci deve essere un soggetto e un oggetto, ma è come se un albero appare fosse quel crinale sulla frattura. Nel momento in cui avviene, non dopo che è avvenuta. Dire un albero appare, insomma, ecco, per usare, sono parole, quindi, però indicano un avvenire che ancora non è divenuto soggetto e oggetto, ma non è più l'unità di prima, ma è qualcosa in cui qualcosa di definito già c'è, ma non così definito da diventare un soggetto che guarda un oggetto. Un albero appare, ecco. Allora, se noi viviamo questo, cioè un carciofo appare, un albero appare, un pensiero appare, un suono appare, ecco, andando verso la semplicità e non verso la complessità, un albero appare. Non un albero là fuori che si riflette dentro la mente come un'immagine e che la coscienza percepisce come un'immagine. Non un oggetto che appare a un soggetto che lo osserva, no? Un albero appare. Può succedere qualcosa di nuovo e di imprevisto nel nostro vivere. Ma è come dire, invece di dire Pietro è stanco, sarebbe da dire c'è stanchezza, ma io nel modo dualistico ho bisogno di io e della stanchezza, è così? È una cosa simile. Sì, sì, certamente. Certamente la stanchezza è qualcosa che io percepisco. Infatti noi non siamo identificati completamente con il corpo. No, io ho un corpo, diciamo, non io sono un corpo, perché nel momento che penso al corpo, io me lo vedo di fronte come un oggetto rispetto a me. E allora poi questa, di nuovo, questo gap che si viene a creare necessariamente nella percezione, viene interpretato: come faccio a dire che io non sono il corpo? È chiaro, eppure non sono il corpo, se il corpo è un oggetto che io osservo. E allora si comincia a dire che io sono qualcosa di più piccolo che sta dentro al corpo, lo cominciamo a chiamare anima, e con tutta poi gli sviluppi filosofici che sono venuti fuori nella divisione fra anima e corpo, fra mente e corpo, e così via. Grazie. Grazie a te. Grazie, si era prenotata Maria Laura. Ah, Maria Laura.
Non so, controllo se magari è cascata la linea. L'audio, ecco, mi sentite? Ecco, no, non c'era l'audio. Ciao, allora, ciao, finalmente ce l'ho fatta, gli altri tre li ho seguiti in differita. Che io a quest'ora sono sempre distrutta, però ce la metto tutta per ascoltare. Allora, una domanda banalissima, Mauro, proprio, cioè, semplicissima, talmente semplice da essere banale, no? È molto interessante il tuo discorso sulla pratica, insomma, sull'io che cerca di fare una pratica per ottenere un qualcosa che sarebbe la liberazione o un maggiore agio, eccetera. E quindi un po' l'inutilità di questo approccio, no? Solo che mi sorge spontanea la domanda, ma cosa possiamo fare per essere più felici o non fare anche? Non fare. Allora, dunque, dipende, dobbiamo intenderci con le parole. Uh-huh. Allora, un conto è il piacere, o la gioia, o l'esuberanza, eccetera. E un conto per me è la parola felicità, che ha un altro significato, quindi dobbiamo intenderci, perché... Certo, certo. Allora, noi nella vita cerchiamo il piacere, ovviamente, e nella vita cerchiamo la felicità. Molto spesso, nella nostra filosofia occidentale, si è detto... A volte per raggiungere la felicità bisogna rinunciare a certi piaceri, nel senso che il piacere può essere una sofferenza dilazionata, cioè una, in nuce c'è una sofferenza, cioè il piacere lo prendo subito ma poi lo pago, cioè il dietetico che se fa una scorpacciata di dolci poi va a finire in coma. Ecco, quindi è chiaro che a volte per essere, viene detto, per avere la felicità bisogna rinunciare ai piaceri. Allora però in questo modo la felicità è intesa come un piacere più saggio, cioè attraversare la vita cercando di evitare il più possibile il dolore e di massimizzare il piacere. E questo è ovvio che ognuno cerca di farlo nel migliore dei modi, cercando di ragionare sopra, poi sappiamo bene che siamo anche un po' in mano a... alle vicende del tutto al di fuori del nostro controllo, quindi, ecco. Quindi vabbè, questa, però secondo me questo ci si muove nell'ambito di quello che io chiamo piacere. Il piacere è uno stimolo, cioè noi possiamo provare piacere se c'è un oggetto che ci stimola in particolare. Piacere di parlare, devi avere una persona che conversa in maniera stimolante, il piacere di udire, ci deve essere una bella musica, il piacere di fare l'amore, ci deve avere qualcuno che fa l'amore con te. Quindi in qualche modo, da questo punto di vista, il piacere è una risposta a uno stimolo e può essere più o meno intenso a seconda dello stimolo. Cioè, se lo stimolo è più forte, il piacere, oltre un certo limite, no, ma il piacere aumenta. E B, dallo stato del recettore dello stimolo. Tante volte, appunto, se uno è stanco, per esempio, si gode meno la visione di un film interessante perché gli viene da dormire, per dire, no? Questo lo vede un'altra volta, invece ne trae un gran piacere. Quindi, in questo senso... Ha senso parlare di avere più o meno piacere. Invece la felicità, secondo me, il termine che uso per indicare la felicità, è qualcosa che tu non puoi essere più o meno felice, o lo sei o non lo sei, in questo senso. Che quando, almeno penso che tutti noi nella vita abbiamo avuto momenti di felicità, in questi momenti di felicità non necessariamente c'era uno stimolo. Possono accadere, per esempio, a volte succede dopo aver fatto l'amore, cioè tu hai fatto l'amore e il piacere ce l'hai avuto nel massimo nel momento dell'orgasmo, ma magari dopo non si sa perché. Oppure desideri tanto una cosa,
qualsiasi cosa, una cosa che uno desidera tanto, e poi a un certo punto la ottiene. E in quel momento, lì per lì, cioè, è felice, cioè può essere anche felice per un po', anche se non l'ha ancora, non so, io faccio spesso il ragazzino che gli hai promesso il motorino se si fa promuovere a scuola, quello sta lì e sbava per sto motorino, alla fine glielo regali e lui in quel momento è felice, anche se ancora il motorino non ci è andato, non ci ha fatto tutte le cose di rimorchiare le ragazze, andare al bar, eccetera, ma è felice. Allora chiediamoci, quando ci sembra di essere felici, quando sentiamo un momento di felicità, qual è, oggi si usa dire, il retropensiero? Cioè se potessimo pensare, o se ci pensiamo, che cosa stiamo dicendo nel momento che proviamo la felicità? Stiamo dicendo qualcosa tipo, adesso va tutto bene così com'è. Non mi manca niente per essere felice. Sono felice perché va bene così. È tutto così, completo. E questo quindi ti dà l'idea del fatto che, come dico spesso, la felicità è il profumo o il sapore della completezza. E infatti, quando tu hai, ho fatto prima l'esempio di un desiderio che si esaudisce come il bambino, il ragazzino col motorino, e che cos'è il desiderio? Il desiderio è uno stato di mancanza, ovviamente. Se tu desideri qualcosa, non puoi desiderare qualcosa che hai. Se tu la desideri è perché non l'hai questa cosa, quindi perché ti manca e quindi ti senti incompleto. Allora, se tu desideri tanto una cosa, in quel momento tu stai caricando, come dicevamo prima, quella cosa singola che desideri, di tutto il tuo bisogno di completezza, della totalità, dell'infinito, che in quel momento è simboleggiato dal motorino che ti devono regalare. Allora, e quindi quando io desidero, mi manca qualcosa, mi trovo in uno stato di mancanza. Quando finalmente mi danno il motorino, proprio perché mi mancava tanto, in quel momento non mi manca più. E quella è la felicità. Mi sento completo perché ho assaporato in quel momento uno stato libero dal desiderio, che è mancanza. Poi, naturalmente, ti rendi conto che il motorino non è il tutto, non è l'assoluto, non è quell'unità originaria, è un motorino. E quindi sì, ci puoi trarre piacere. Allora però, quando ti viene un altro grande desiderio, quante volte, no? Come uno, per esempio, desidera stare con quella persona, immagina, quando starò con quella persona, sarò a posto, non mi mancherà nulla. Ecco, allora, il desiderio è la fragranza della felicità. Il desiderio è, diciamo così, il richiamo della completezza, okay, in forma di privazione. E la felicità invece è il profumo della completezza. Solo che questa completezza, come c'è già. Il punto è che è già tutto completo, perché nella non separazione di tutto, se non c'è separazione, siamo tutto, capito? E allora a quel punto se la completezza non è sempre già qui, perché è già tutto completo, è chiaro che pensare di doverla raggiungere per essere felici è come dire: io non sarò felice fino a che non avrò la completezza. Ma se io la sposto sempre un po' più in là dall'adesso e non mi accorgo che la completezza non cessa mai di essere completa, questo è il punto incredibile, è chiaro che sto spostando sempre al futuro qualcosa che mi manca e che desidero, cioè la completezza. Allora il punto è, la difficoltà grossa non è quindi cosa faccio, cosa devo fare per raggiungere la completezza, è come rendermi conto che quella completezza che cerco di raggiungere è già qui.
Siamo troppo indaffarati a cercare la felicità per accorgerci che sta qua. E non è il piacere, ovviamente, nel senso che quando tu vivi la felicità come espressione di completezza e dice adesso non manca niente, ovviamente come corpo-mente nella tua vita ti mancano tante cose e che devi cercare di raggiungere. Se sei malato ti manca la salute, se sei povero ti mancano i soldi, se non hai un briciolo di autorità ti manca l'autorevolezza e se non hai un compagno ti manca un partner, un compagno. Quindi è chiaro che questo fa sì che nella vita, mano a mano che si manifestano certi bisogni, certi desideri, uno si dà da fare ed è come si diceva prima con Fabio, se te cade una tegola in testa e non riesci a ottenere quella cosa, ti arrabbi, quello che sia, va bene? Ma c'è un'enorme differenza se tutto questo accade su uno sfondo di agio che non cerca più perché la completezza è già lì. Perché allora queste cose possono essere anche molto dolorose. Uno può perdere la testa, può imprecare, gli può succedere di tutto, perché un corpo-mente ha i suoi punti di rottura, non c'è niente da fare finché c'è. Ma tutto questo avviene in un agio dove non si perde mai questa completezza e quindi non si cerca mai questa completezza. Infatti il segno, secondo me, principale è proprio questo, che uno si accorge che dentro di sé non cerca più niente. Si occupa delle cose che gli succedono, se deve cercare qualcosa la cerca, se no no, ma non cerca più niente di quella completezza, è già qui. È già. Quindi piacere e dolore continuano ad alternarsi, alternarsi. Poi se hai questo senso di completezza, a seconda di come si è messo il tuo corpo-mente, puoi avere un senso di differenze rispetto a prima. Cioè una persona, un corpo-mente che si accorge che la completezza è già qui, che smette di cercarla, può vivere un enorme senso di agio e di rilassamento che gli permette di accomodare, come si dice, nella vita i vari inconvenienti in uno spazio grande. I taoisti dicono che bisogna avere un cuore grande, cuore-mente grande, nel senso che se è stretto tutto quello che accade alla fine. Se a te ti capita un giorno un imprevisto, dopo un'ora un altro, poi buchi la gomma e se arrivi tardi all'appuntamento e ti dicono che tuo figlio sta male, sta a casa perché c'ha la febbre e poi quell'altro è, alla fine al decimo inconveniente uno scoppia perché ha un cuore piccolo. Se invece c'è un cuore vasto, le cose succedono uguale, però non ti danno quella claustrofobia per cui alla fine scleri, come si dice oggi. Ma, come diceva invece Suzuki Roshi, no? Quel famoso maestro Zen, lasciare alla tua vacca il pascolo più grande possibile è il modo migliore di controllarla. Perché c'ha un cuore vasto. Ecco. Allora, può succedere che questa completezza ti amplia questa vastità del cuore e quindi le cose cambiano. Altre volte la perdi perché te ne succedono di tutti i colori, ma anche lì, se non c'è più un io separato, perché il senso di completezza va da sé col fatto di vedere che l'io separato è una costruzione della tua mente, a volte pure magari utile, ma non è reale, perché finché pensi di essere un io separato sei incompleta, ovviamente, perché tutto il resto dell'universo è fuori di te. Quindi il senso di completezza, senza ragionarci, però va oltre il confine dell'io separato. E allora, se va oltre, è chiaro che l'io separato può essere più o meno evidente a seconda delle situazioni, ma non quando succedono anche le cose spiacevoli, può esserci l'impressione che succedono, ma non ci sei più tu a cui succedono.
il che non vuol dire che allora qualcosa dentro il corpo mente si dice me ne frego, tipo, e questo è come quella barzelletta di Totò che diceva che aveva incontrato uno che gli aveva detto ah, disgraziato, non so, Giovanni, tu sei una feccia dell'umanità, e dice, gli ha dato uno schiaffo. E allora il Castellani, che era alla sua spalla, dice, e tu che hai fatto? Dice, ah, io ho detto, dico, ma guarda, vediamo un po' questo fesso dove vuole arrivare. E che ha fatto? E quella ha detto, adesso te la faccio vedere io, e mi ha dato un calcio. Dice, e tu che hai fatto? Dice, e io ho detto, ma vediamo questo fesso fino a dove vuole arrivare. Alla fine, dopo che ci ha buscato con questo Giovanni, quell'altro fa, dice, ma tu? Dice, ma non ho capito, non hai reagito? E Totò gli fa, e me, ma che, io so Giovanni, io mica so Giovanni. Cioè, quello lo menava, ma siccome lui non era Giovanni, che dice, che me ne importa? Ecco, non è così che succede. Okay. Ovviamente prima o poi Lio reagisce, insomma, no? È chiaro. Ma non è appesantito, non è quello che noi sentiamo. Anche quando c'è ancora in funzione questa costruzione di un io separato, non c'è un io a cui succede la rabbia, la non accettazione, la disperazione, la tristezza. Ci sono spiacevoli, ma non hanno quel potere che viene dato loro quando c'è un io che dice succedono a me. Il che dal punto di vista esterno non cambia niente. Cioè, tu puoi vedere un corpo che si dispera, che piange, che è depresso, eccetera. Non c'è nessuna garantita invulnerabilità. Perché il corpo-mente poi si comporta in un certo modo a seconda delle situazioni. Però, ripeto, la completezza non se ne va. Ed è collegata a questa relativizzazione o scomparsa di questa io separato, solido e reale. Grazie Mauro, grazie, mi sento più leggera. Questo è molto importante. Ciao. Ciao. Non ci sono altre domande, Mauro. Bene, allora... Sentite, siamo vicini al Natale, un Natale sempre un po' particolare per tutti quanti, prendetevi cura di voi, naturalmente non c'è bisogno che lo dico, quando c'è il solstizio d'inverno c'è il buio fuori e la luce dentro, no? Si tende a stare più a casa. C'è un tempo si stava intorno al fuoco e adesso si sta magari intorno alla televisione oppure se meglio intorno a un tavolo e quindi questo stare più a casa significa anche stare di più negli affetti delle persone care, no? A Natale succede questo per quello che è possibile nelle condizioni, ma qualunque sia la condizione c'è questa capacità nel Natale, mi colpisce sempre, di vedere le cose, le stesse cose che succedono nel quotidiano, con gli occhi magici di un bambino, no? Il bambino che crede a Babbo Natale, che si incanta davanti all'albero o al presepe. Ecco, questa capacità che noi spesso viviamo con nostalgia, se nella nostra infanzia ci ha detto bene, perché altre persone... Il Natale lo vivono invece in maniera molto più cupa perché magari gli ricorda il fatto che non hanno avuto certe gioie, quando il bambino ha tutto il diritto di vedere il mondo con i suoi occhi magici e quindi se ti è stato strappato il Natale lo vivi una cosa da mettere tra parentesi e scartare il prima possibile, va bene così se deve dare dolore, no? Ma se invece magari abbiamo avuto qualche pepita di felicità quando anche da bambini vivevamo la magia del Natale, e allora ci permette di avere
uno sguardo che vede le cose da un'altra possibilità, che oltre il prosaico mondo delle cose utili e importanti, oltre il mondo dell'io separato che deve farsi largo, che deve combattere, che deve fare, c'è una vita, una, che è il massimo della magia, in qualche modo. Che la vera magia veramente è quando tutto questo spettacolo incomprensibile, terribile, meraviglioso, appare nella sua immediata vividezza, senza le nostre interpretazioni, senza, così come che chiama una presenza e un vedere che non è più neanche nostro, ma è condiviso da tutti noi. E quindi condividiamo questo vedere a Natale e poi condividiamo il prossimo incontro, quando sarà il momento, a gennaio. Buone feste a tutti. Allora, buon Natale a tutti, grazie Mauro, buon Natale, a presto. Buon Natale, buone feste. Grazie, buon Natale. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Buon Natale, auguri a tutti. Buon Natale, buon anno. Grazie.